Siamo qui a raccontarvi la storia di un uomo straordinario, ma non abbiamo la pretesa di raccontare per intero i fatti della sua vita. Vogliamo solo farvi conoscere la luce della stella Paganini. È una pop star, perché all'epoca non c'era il rock, però pop significa era popolare. È la prima pop star della storia della musica. Lui ha creato il suo personaggio, lo ha definito in ogni particolare, esattamente come una pop star fa ai giorni d'oggi, no? Poi si è diciamo, vestito con abiti demoniaci, ci ha giocato, probabilmente perché molti invidiosi lo avevano accusato di essere un po' figlio del demonio. Lui ha detto, va bene, allora io lo faccio, ci gioco con questo, ed è diventata un po' la sua caratteristica principale. Però era un genio sotto tutti gli aspetti, sapeva vendersi benissimo, e come mi diceva giustamente Filippo Michelangeli, che è uno degli autori dello spettacolo, è morto ricco. Paganini era molto ricco, a differenza di tanti altri artisti geni che sono morti in povertà, quindi ha saputo gestirsi benissimo. Certo, non è che ha vissuto una vita sempre di felicità e gioia, le sue sofferenze le ha sapute gestire, le ha sapute vivere, però è stato veramente un grande. Proseguirò nell'intento di introdurre Niccolò Paganini, la cui luce s'accese il 27 ottobre del 1782 a Genova, per finire un secolo ed iniziarne un altro, attraverso le sue note che aprirono strade nuove sul percorso della musica. Come avete rappresentato in questo spettacolo la sua vita? Che cosa avete pensato di cogliere soprattutto della sua vita? Ma sai, la vita di Paganini è solo raccontarla didascalicamente è interessante. In questo spettacolo, e io anche come attore, ho scoperto che Paganini era un grandissimo chitarrista, grandissimo compositore per chitarra. E noi raccontiamo e riveliamo a chi non lo sa, naturalmente, come me, ignorante, questo aspetto di Paganini, straordinario, grandissimo chitarrista, ma anche raccontiamo un po' nel dettaglio com'era la vita all'epoca, quanto quest'uomo doveva farsi vedere, perché una pop star deve farsi vedere, deve fare concerti in tutto il mondo, e tutto il mondo significa muoversi, ma non è come adesso che prendiamo un aereo in 3 ore siamo a Lisbona. Per arrivare a Lisbona ci voleva un mese con la carrozza, e quindi era molto faticoso. E raccontiamo anche questo, raccontiamo il dolore anche di vivere di quest'uomo, nonostante fosse amato da tutti, odiato anche dai suoi avversari musicali, no? Non ha vissuto una vita meravigliosamente piena d'amore, no. Quindi parla con molto amore del figlio, che è l'unico amore della sua vita. Questo legame padre-figlio è bellissimo, e noi lo raccontiamo anche musicalmente in questo spettacolo. Che gli uomini grandi donarono in vita al genio che fece del violino il prolungamento del mio braccio. A proposito di musica, è troppo facile la contaminazione, parlando di Paganini, tra testo recitato e musica, però per suonare Paganini ci vuole una marcia in più. Chi sono i tuoi compagni di viaggio? Ma sono due musicisti straordinari, sono amici, io li prendo in giro sempre, giochiamo e scherziamo, però sono dei mostri. Cioè, Davide Alogna è un violinista mostruoso, secondo me. Per non parlare di Giulio Timpalini, un chitarrista fantastico. Cioè, sono due giganti della musica, fortunatamente, mi sostengono. Perché quello che posso fare io, non posso interpretare Paganini. Dovrei dimagrire una trentina di chili, alzarmi e magari ammalarmi un pochettino. E quindi con loro e con la qualità della loro musica, questo spettacolo è godibilissimo, è una gioia, è una gioia.
Lo spettacolo è in una piazza piccina, in una città di provincia. Che sensazioni si ha a lavorare in un luogo un po' particolare, diverso dal solito? È bellissimo, è un luogo bellissimo, una piazza bellissima, poi acusticamente fantastica, è raccolta, è comoda, sembra un teatro naturale, quindi io non conoscevo Fossombrone. Non sapevo dell'esistenza di Fossombrone, la mia ignoranza purtroppo, anche se le Marche le conosco, insomma. E ho scoperto un altro gioiello del nostro paese, Fossombrone è un gioiello. E quindi fare spettacolo qua per me è solo che è un grandissimo piacere. Giulio, con te stasera apprezziamo un Paganini poco conosciuto, musicista e amante della chitarra. Beh, un Paganini veramente particolare, il Paganini della chitarra che ha dedicato a questo strumento, alle sei corde, forse la sua anima più poetica, quella cantabile. Il grande canto, la grande voce di Paganini, quella che conosciamo tutti delle melodie violinistiche, è stata riversata con affetto nella chitarra, strumento che Paganini amò per tutta la vita e per cui scrisse una cinquantina di composizioni, tra cui una sonata con una romanza dedicata ad una delle donne che amò di più, la sorella di Napoleone Bonaparte. Quanto vi divertite in questo spettacolo? Tanto, è uno spettacolo fresco, divertente, in cui giochiamo tutti e tre, insomma, nel senso più alto del termine. Cerchiamo davvero di far uscire quest'anima di Paganini, che era un'anima in cui c'era musica, in cui c'era spettacolo, in cui c'era fondamentalmente tantissima vita. E noi cerchiamo di metterla tutta in scena fino in fondo. Davide Alogna, com'è complesso, com'è complicato anche dal punto di vista musicale Paganini? Allora, dal punto di vista musicale diciamo che musica scritta veramente per tutti, col cuore, molto immediato, è complicato tecnicamente. Sembrano tutto quello che lui ha scritto era scritto per la sua mano, che era una mano che aveva questo morbo particolare e comunque c'è dietro veramente tanto tanto lavoro quotidiano su Paganini. Musicalmente ha questa fortuna di essere italiano. Almeno noi siamo fortunati di avere Paganini nella storia, noi italiani, ma lui è fortunato di essere italiano perché ha una cantabilità che a volte dico quasi mozartiana, immediatissima veramente. E lui diceva appunto che usava questo modo di scrivere così immediato perché giungesse a tutti, nonostante poi ci mettesse tutte le sue variazioni incredibili e tutti i suoi virtuosismi. Come avete scelto le musiche di questo spettacolo? Allora, le abbiamo scelte tutti insieme, sia con Paolo e con Giulio, ma anche con Filippo, perché Filippo Michelangelo è l'ideatore. E abbiamo pensato di mettere ovviamente i brani più celebri, le melodie più celebri come La Campanella, come appunto Il Cantabile, questo inno d'amore di Paganini, ma e ovviamente i capricci più conosciuti, il 24, il 9, appunto tutti gli altri. E ovviamente è tutto concatenato e tutto messo insieme al testo, perché tutto quello che il testo, che è un testo veramente incredibile, che fa ridere, fa piangere, ha veramente un mondo dentro e suggerisce anche già quello. Noi abbiamo adattato la musica sul testo, ma ovviamente Paganini, come si sa, scriveva musica a volte descrittiva, perché imitava dei suoni della natura, come ci sono il capriccio che la caccia, poi c'è la risata, quindi si presta molto bene, ha dei riferimenti anche un po' tra virgolette letterali. Dove si ride, dove ci si commuove, ma c'è anche tanto rigore. Eh sì,
rigore bisogna, innanzitutto per noi, per l'attenzione, perché bisogna stare sempre attentissimi perché ci sono tantissime botte e risposta con Paolo. E in più abbiamo anche arrangiato alcune cose apposta per violino e chitarra, come il 24, come la campanella, e dobbiamo ovviamente riuscire a rendere questa musica veramente impegnativa. E poi ovviamente la preparazione, perché quello è tutto. Per noi musicisti classici è tutto. Questa è una cosa imprescindibile. Quindi noi entriamo con lo spirito serio della musica, poi ovviamente ci lasciamo andare perché ci sono tante gag, tante cose, però ovviamente lo studio dietro è fondamentale. Sì, siamo anche quest'anno arrivati alla prima serata del Fossombrone Teatro Festival, un appuntamento molto sentito dai forsempronesi e non solo. È ormai un evento che ha una sua tradizione nel panorama culturale della nostra provincia, e quest'anno abbiamo tre spettacoli particolari. Il primo spettacolo questa sera, il venerdì 13 luglio alle 21.30, dove in La Leggenda Paganini, con Davide Alogna al violino e Giulio Tampalini alla chitarra, avremo Paolo Sassanelli. Con la regia di Paolo Sassanelli, il testo di Bianca Maria Merasecchi, Filippo Michelangeli e Paolo Sassanelli. È un'ideazione, è un progetto a cura di Filippo Michelangeli. La produzione e distribuzione di Aida Studio. La seconda serata invece avremo mercoledì 18 luglio alle 21.30, sempre in questa splendida esedra di Piazza Mazzini, Vinicio Marchioni in Dialoghi d'amore, Francesca Giovanelli al pianoforte, musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel e Schumann, con un testo di Gabriele Marchesini, e l'ideazione del progetto è a cura di Elena Marazzita. La produzione e la distribuzione è di Aida Studio. Concludiamo martedì 31 luglio alle 21.30 con Laura Morante in Brividi immorali, reading musicale tratto da Brividi immorali, racconti e interludi di Laura Morante. Michela Munari il violoncello, l'ideazione del progetto è a cura di Elena Marazzita, il progetto e la distribuzione è di Aida Studio. Quindi tre grandi serate che ormai connotano questa nostra ormai tradizionale rassegna forsempronese, che vede colmare una lacuna, quella della mancanza di un teatro, riportando in una splendida piazza, e che piazza mi sia consentito di sottolinearla, incastonata in questa splendida architettura rinascimentale, con un bellissimo pubblico che ci supporta e ci aiuta a fare meglio. Devo dire che quest'anno sfidiamo anche tutte le superstizioni e quant'altro, in quanto iniziamo di venerdì 13 ed è la 17ª edizione, quindi questo a voler sottolineare una grande volontà di vincere le sfide e di affrontarle sempre con grande forza e risolutezza.